sono arrivati da Monopoli la mattina presto i ragazzi della seconda C, ma l'entusiasmo ha vinto sul sonno. Il Parco Nazionale del Circeo si è spalancato davanti ai loro occhi in tutta la sua bellezza profonda. Hanno progettato un contenitore per la raccolta differenziata multimateriale e soprattutto multiuso, così apprezzato che Conai, che ha promosso il concorso, progetta la ricicliera, ha deciso di far salire i propri ragazzi dell'Istituto Volta su quel podio che è valso loro il viaggio al Circeo. Noi siamo stati con loro. E non è facile dalle nostre parti anche trovare delle zone così ricche di verde, per cui i ragazzi erano molto entusiasti di questa gita, chiamiamola fuori porta perché sono solo 500 chilometri, però c'era molta curiosità di conoscere e di apprendere. Il viaggio ha inizio quasi subito, rifocillati i giovani sono andati innanzitutto alla scoperta delle capanne costruite all'interno del parco. Qua accendevano il fuoco. Che cos'è che mi fa dire che ci si faceva il fuoco qua? La forma rotonda. La forma a camino, esattamente. Avete visto lassù? Sì. Quello lì è un tappo e volendo con una pertica, adesso io non lo farò anche perché non sarei in grado di farlo, ma poteva essere stappato. Ancora, la costruzione dell'erbario. Mi servirebbe che ogni gruppo andasse a raccogliere 5 foglie, parlo di foglie di alberi, di specie rigorosamente diverse. Non è che questa qua è uguale a questa. No. Non sono uguale. Questa è più. Sì, non sono. Ok. È stato facile o difficile? Non è stato facile, infatti. Abbiamo subito concluso. Sapete che cosa avete trovato? No, ve lo fate spiegare adesso? Sì, credo di sì. È rovinata. Ne voglio una dai margini un po' più definiti, ok? Poi, questa qui non è un albero ma un rampicante, mentre mi servono solo foglie d'albero. Ah, quindi okay. Sostituitela con qualcun'altra. Via. Sembrava facile. Adesso avete dovuto rifare un po' la raccolta. Sì, abbiamo dovuto prendere altre due tipi di foglie. Sai che non andava bene? Una era un rampicante, non un albero, l'altra andava bene però era secca, quindi dobbiamo cercare una più fresca. Abbiamo disegnato, ricalcato con un pastello una foglia, di cui questa qua è la quercia. Che foglia è questa? Un'edera. Questa è una cosa interessante, comunque, che a scuola di regola non si fa. Stiamo fotocopiando delle foglie con dei colori. Le avete fatte alle foglie, adesso lo state facendo agli alberi, alle cortecce degli alberi, giusto? Sì, perché ogni tipo di corteccia è diverso. Ci sono quelle più gommose e quelle più dure. Dopo questa esperienza ti capiterà di stare in mezzo ad un bosco, così saprai riconoscere un po' meglio le foglie, secondo te? Sì, penso di sì. La mattinata si conclude, quindi i laboratori pomeridiani, durante i quali sono state studiate diverse specie vegetali al microscopio, ma soprattutto si è analizzata l'acqua del parco. Provetti ricercatori, i ragazzi della seconda C ne hanno misurato caratteristiche, valenze e proprietà. Abbiamo verificato con le varie fialette quanto pH c'è nell'acqua della fontanella e quanto pH c'è nell'acqua normale da bere. E inoltre abbiamo verificato quanta ammoniaca c'è nell'acqua della fontanella e nell'acqua normale da bere. Vi capita spesso di fare queste prove di laboratorio a scuola oppure questa è un'esperienza un po' diversa dal solito? Sinceramente un po' diversa, anche se c'è stata qualche volta che la professoressa ci ha portato in laboratorio, però con i microscopi abbiamo visto tutte. Provette una cosa un po' diversa con l'acqua? Sì, l'abbiamo fatto solo una volta con l'acqua, infatti avevamo fatto un po' di queste prove così simili. Insomma, un modo per vivere la natura dal suo interno, grazie anche all'aiuto di guide esperte. Sicuramente un posto in cui poter esercitare, apprendere moltissimo e soprattutto mettere le mani in pasta, cioè non solo fare la visita guidata, quella che fa male i piedi, quella che stanca, ma mettersi alla prova e cimentarsi per diventare di volta in volta piccoli chimici, piccoli pescatori, perché no, campionatori, osservatori. E la giornata, la prima, si è conclusa con un lungo tour del parco in bicicletta. Passeggiando in bicicletta, tanto a te.
pedalare senza fretta la domenica mattina. Imparare quanto più possibile a sentire ed apprezzare i valori dell'ambiente. Grazie al progetto e al premio messo in palio da CONAI, una classe di studenti è uscita dalle aule riuscendo per 2 giorni a dare del tu con grande rispetto alla natura. E intanto il viaggio continua. Mentre mi sto innamorando.